Television. DJ Special, le interviste di DJ Television. Per me, per te, per lui, ecco, per lui e DJ Television insieme hanno creato Video Estate 85, ossia come passare tutta l'estate qui a Milano a lavorare, ma a lavorare piacevolmente a DJ Television. 20 di voi, quelli che avranno accuratamente scritto il tagliando pubblicato su Per lui di questo mese, inviato alla casella postale 530 di Milano, eccetera, eccetera, compreso di tutte le caratteristiche, potranno essere i nostri colleghi dell'estate. E due, i più bravi, farci compagnia nella edizione autunnale di DJ Television. Allora vi prende l'idea? Perfetto, ricordate, Per lui di questo mese ed il concorso Video Estate 85. Adesso Power Station and Be Louis Sam. Ciao DJ Television, this is Robert Palmer from the Power Station and this is... Ciao DJ Television, I'm John Taylor, usually from Duran Duran but currently from the Power Station. Ci siamo incontrati per la prima volta a Birmingham. Ci siamo incrociati per molto tempo e all'inizio, 3 anni fa, mi è venuta l'idea di fare una versione di Get It On dei T-Rex, Mark Bolan e i T-Rex. E unendo quell'idea a quella di lavorare insieme, abbiamo riunito tutta quanta la squadra che comprende Tony Thompson degli Chic, che ho incontrato durante il tour di David Bowie, il batterista, e Andy Taylor, che è il chitarrista sconosciuto. No, è solo un piccolo chitarrista. Che non è mio fratello. E la persona che ha messo insieme tutto questo è Bernard Edwards, il braccio destro di Nile Rodgers negli Chic. Ci sono voluti 3 anni per organizzare tutto. Logistics of getting it together. Come mai così tanto? Beh, è perché vedi, tutti noi viaggiamo molto, avevamo le nostre cose da fare. Così aspettavamo l'occasione per realizzare questo progetto. Poi un giorno mi chiama John e mi dice che la cosa stava andando in porto. Mi ha mandato una cassetta, l'ho sentita e sono corso come un lampo. Quasi come un topo nel tubo di scarico. Sì, proprio così. E una volta che la cosa è cominciata, non potevamo più fermarla. Ci siamo fermati solo quando il produttore ha detto: avete finito. Chi ha scritto le diverse parti del singolo Some Like It Hot? È cominciato a Parigi. John e Andy ne fecero una versione grezza. Poi abbiamo registrato la base a Londra con il gruppo. In seguito io ho scritto le parole e la melodia alle Bahamas, mentre i fiati e il missaggio sono stati fatti a New York. Ho scritto una parte, il batterista ha scritto la parte per la batteria. Sì, è un singolo abbastanza cosmopolita. È il primo disco jazz setting del mondo. Quanto ci è voluto per scrivere e registrare la canzone? Beh, più o meno 10 mesi. Sì, per tutto l'album 10 mesi. Ma non continuativi. No, durante quei 10 mesi sono dovuto andare a Londra in dicembre perché dovevo registrare il prossimo singolo dei Duran per il film di James Bond. E mentre ero via, Robert ha sfruttato l'occasione per chiamare il produttore e il batterista, con cui sono andato subito d'accordo, come del resto con tutti gli altri. Poi sono tornato a casa per cominciare a lavorare attorno al mio prossimo album da solista. E oggi, proprio mentre giriamo questa intervista, è l'ultimo giorno ufficiale dei Power Station. Ma arrivati alla fine di questa esperienza, ci siamo accorti che non è servita solo a togliersi uno sfizio, bensì a realizzare un pezzo di musica veramente eccezionale, per la cui riuscita abbiamo usato tutta la nostra esperienza di gruppo. Ed ecco perché siamo qui a parlare con te. Adesso che avete finito con Power Station, che progetti avete? John va a Parigi per fare il prossimo album dei Duran Duran. Tony, il batterista, sta lavorando al prossimo album di Elton John a Londra. E io tornerò a Nassau per finire il mio album. Così andremo tutti in posti diversi. E questo è tutto.